le ali dell'amore, tanti baci, tanti baci. Io li amo tutti. Tanti baci, quelli, registriamo tutto. Li amo tutti questi così artisti. Si fa. Non ce la foto vicino alla mia opera, non ce l'abbiamo fatta. Prego, prego. Io faccio video, no, faccio video io. Ecco qua. Foto con bacio. Così abbiamo chiuso l'opera. Così uno si fa la foto col bacio. Ma io amo tutti. Io entro nei loro diari, riguardo tutte le loro opere, amo le loro opere, amo gli artisti, però loro non mi vedono. Ah ecco, quindi sei un fantasma. Sono un fantasma che sono sui loro passi. Ah, e sento le loro emozioni anche quando guardo le loro opere, soprattutto questo di Avicella è bellissimo. Antonio, eh? Infatti quando mi ha chiamato ha detto vuoi partecipare? Avicella. Sì, Avicella, ha detto vuoi partecipare? Io sono stata una serata a studiare la tua persona, a vedere su Facebook le tue cose. E dove sei? Sono di Caserta. Caserta, città di Caserta, perfettamente. Sono casertana e voglio valorizzare la Caserta e gli artisti. La gente sta mettendo tantissimo. Voglio portare l'arte nei cuori dei casertani. Ok, vivere l'arte, certo. E viva l'arte veramente. Quindi ci aspettiamo anche qualche performance visuale. Stiamo lavorando per valorizzare degli eventi di altissima cultura e a livello artistico molto prestigioso. Ok. Per valorizzare gli artisti. E qui ce ne sono tanti di artisti nella provincia. Piccolini, grandi, con le loro sensazioni, il loro modo di esprimersi attraverso una tela. È la tela che mette in comunicazione una persona con la società, è la tela che sulla tela si esprimono le emozioni, è la tela che non fa vivere in solitudine l'artista, ed è importantissimo, è la tela che sconfigge la depressione. Vedi, quindi è un percorso, un cammino verso... Un cammino verso la libertà di tutti i problemi che la società ci sopprime, e la tela che dà emozioni gratis. Quindi è una pittura terapia anche? Sì, è una pittura terapia. Bellissimo. Un'alternativa alla medicina. Perfetto, vedi? I colori nel sangue. Noi, la tela parla per l'artista. Ok. Quando la tela è sola e viene visitata, esprime emozioni. Ognuno di noi capta quell'emozione in modo diverso, ma esprime, parla dell'artista. Perfetto. L'artista parla attraverso la sua opera. Ok. Gli stati di animo, gli amori, la solitudine, l'incomprensione, sono trasmesse proprio attraverso questa opera. Va benissimo. Quindi diciamo, quanti giorni dura questa mostra? La mostra dura 12 giorni. 12 giorni? Aperta al pubblico gratuitamente ed è pubblicizzata a 360 gradi. Perfetto. In modo che tutti i casertani che non vogliono, non hanno possibilità di pagare un biglietto, possono entrare gratuitamente alla mostra. Quindi entrare nella Reggia, si può visitare la... visitare la Reggia, visitare la mostra. Bellissimo, quindi ottimo. Anche per stranieri, diciamo, invitare anche turisti stranieri a vedere l'arte italiana. Noi stiamo parlando di arte italiana, nel cuore dell'Italia. È come un ponte tra Caserta e tutti gli stati al di fuori italiani, con l'America, con l'Inghilterra. Questi stranieri che vengono a visitare Caserta incontreranno nel loro percorso anche questa mostra bellissima di emergenti, di artisti emergenti, piccolini ma anche grandi, perché gli artisti si devono confrontare, i piccoli emergenti, certo, con i grandi emergenti, perché solo così si cresce. Ottimo. Fare confronto con gli altri. Quindi gli artisti sono principalmente della provincia di Caserta? No, anche di Alessandria, di Treviso e anche fuori del Casertano. Ah ecco, non so. Per esempio c'è a
Alessandra Cassetta. Andiamola a vedere, vai, andiamola a vedere.